Abbiamo capito come funziona questa virosi, quindi è ormai semplice prevedere anche l'andamento dell'epidemiologia, no? E sappiamo che innanzitutto all'estero ci sono dei focolai, e basti pensare a quello che è successo a Palma di Maiorca, e laddove c'è movida, perché trattasi appunto di incontro soprattutto di giovani che hanno voglia comunque di vivere l'estate, come è giusto che sia peraltro, però in Grecia e a Malta, insomma luoghi dove, Grecia parliamo ovviamente non di Atene suppongo, ma delle isole greche dove oggettivamente d'estate si fa la bella vita, ecco, diciamo più o meno serenamente e allegramente, e ovviamente però gli assembramenti fanno il gioco del virus. Poi i giovani ovviamente con la consapevolezza di non potersi ammalare sono magari meno attenti. Vaccinati fra gli under 20 o under 25 ce ne sono pochi, e quindi ovviamente non c'è nemmeno la barriera rappresentata dai vaccini. Gli assembramenti, l'assenza di vaccini, questo virus che prevalentemente attualmente gira con la variante Delta, che è una variante molto più infettante anche rispetto alla Alfa, l'ex inglese, in pratica sta determinando tutte queste cose. Qui, parlando solamente di quello che ho osservato io direttamente a Pescara, purtroppo abbiamo visto dei ragazzi, sono tutti giovani, di ritorno ad esempio da Malta, dalla Grecia o anche da altre zone, dalla Gran Bretagna, che sono risultati positivi, per lo più tutti quanti asintomatici, perché è così, perché quando si è giovani difficilmente il virus dà segni di sé, peraltro in un periodo, cioè l'estate, dove fa molto caldo e dove quindi il nostro sistema di immunità innato funziona bene e quindi non fa progredire la malattia. Ovviamente tutte queste cose combinate fanno sì che il numero dei pazienti stia aumentando in maniera sensibile. Se noi paragoniamo questo nuovo dato epidemiologico a quello che invece abbiamo osservato nelle scorse settimane, dove vedeva la provincia di Pescara fra le più virtuose in Italia. E poi adesso c'è l'attesa di ciò che succederà per i festeggiamenti, perché pure lì un incontro di tante persone senza molte regole, probabilmente anche questo tipo di atteggiamento da biasimare oggettivamente, da medico non posso che dire così, favorirà probabilmente la diffusione del virus. Si può paventare una zona gialla? Questo non lo posso dire, saranno i politici o comunque le autorità sanitarie competenti. Intanto è tutto legato ai numeri. Se aumentano i numeri dei casi per 100.000 abitanti, poi ci sono tanti altri parametri da valutare, si andrà in una zona che non sarà più quella bianca, ma di un colore diverso.